In questo video voglio mostrarti come poter suonare il solo di Bohemian Rhapsody di Brian May dei Queen. Io sono Antonio Rico, direzione di chitarramoderna.com e se sei nuovo da queste parti considera iscriverti al canale e cliccare la campanellina così riceverai notifiche ogni volta che pubblico una nuova lezione. Qui si parla di chitarra, quindi se vuoi imparare questo qui è il posto giusto. Allora, guardiamo innanzitutto alla prima parte. Ok, fermiamoci qui. Allora, siamo in Mi bemolle e quindi stiamo utilizzando questa diteggiatura della pentatonica maggiore, quella con il Mi bemolle qui, undicesimo tasto, andiamo col mignolino. E siamo in Mi bemolle. Allora, qui la prima nota è questo Si bemolle sull'ottavo tasto che viene a essere suonato sull'ultimo sedicesimo della battuta precedente. Ok, quindi. E poi è 1, che è importante. Rimane per il primo battito e poi abbiamo questa frase qui. So, facciamo un bending di un tono e alla fine ritorniamo giù e facciamo un pull off per suonare l'ottavo tasto. Sul terzo battito andiamo sull'undicesimo tasto, seconda corda e sulle varie del 4. Andiamo sull'ottavo e sull'uno della battuta successiva facciamo un bending di un tono, che possiamo farlo anche lentamente perché c'è molto spazio, ok? Quindi possiamo arrivarci anche lentamente volendo. Fermiamoci qui. Qui ci siamo spostati adesso sulla seconda diteggiatura della scala di Mi bemolle maggiore. Questa diteggiatura qui, se non conosci queste diteggiature, ti consiglio di iscriverti alla mia masterclass gratuita di chitarra. Lì trattiamo diversi argomenti ed è incluso anche il libretto delle scale più usate sulla chitarra. Quindi vallo a scaricare lì direttamente, c'è il link, è 100% gratis. Ok, allora. Qui siamo adesso sulla seconda corda, iniziamo 13, 15, 16, quindi una nota sul battere, due sul levare e poi facciamo un bending di un tono. Ok, un altro piccolo lick. Allora, qui ci siamo spostati di nuovo su quest'altra diteggiatura della scala maggiore di Mi bemolle. E partiamo terza corda 17, poi 18 e 15, 16, 18 e poi bending di un tono. Quindi stiamo partendo adesso sul levare del 2 e poi in semicrome, quindi e bending di un tono sul quarto battito. E mi raccomando i bending, ragazzi. E poi nota anche che qui sto utilizzando un pochettino uno sweep con la mano destra, dove sto praticamente andando soltanto giù quando suono la terza, la seconda e la prima corda. Vedi, sto andando sempre giù, quindi non pennata alternata. Una cosa alquanto carina perché altrimenti perderemo un pochettino di tempo a ritornare su e suonare la pennata alternata in questo caso. Adesso questo passaggio molto bello, guardiamo un battito alla volta perché come puoi vedere c'è un bel po' di robetta. Allora, il primo battito è così, dove abbiamo già il bending, giusto? Quindi avevamo il bending, suoniamo la nota e scendiamo giù immediatamente. Poi suoniamo la scala, quindi 16, 15 e 16, e poi questo trilletto alla fine, dove andiamo sul 2, secondo battito andiamo di nuovo sul quindicesimo tasto. Il secondo battito adesso ha un gruppo di 7 note e qui vogliamo semplicemente spingerle tutte quante dentro, che non è una metrica molto comune, è usatissima, però non è proprio farina di tutti i giorni. Ok, e qui abbiamo praticamente questo gruppo di 7 note, queste sono le note 15, 18, 15, 18, 16, 15, 16. Ok, lo dobbiamo infilare dentro. E poi abbiamo questo terzo battito.
Ok, qui sul batter abbiamo questa terzina, diciamo, questo triletto di nuovo. Poi abbiamo 17, 15, 17 e andiamo a risolvere sul quindicesimo tasto. Quindi lentamente. Ok, guardiamo a questa frase. Allora, abbiamo il primo battito, sono tutte semicrome, c'è una pausa sul battere e poi la seconda nota è staccata, quindicesimo tasto, poi 17, 15 e poi abbiamo un gruppo di sestine, ok? Quindi 6 note all'interno di questo secondo battito. Iniziamo dal 16, 16, 18, 15, 16 e poi 18, rimaniamo lì un pochettino di più, quindi. Poi abbiamo una frase simile nella seconda metà di questa battuta, soltanto che questo gruppo adesso è una sestina, la prima nota di nuovo è una pausa, quindi avremo. Ok, quindi a parte la pausa sul battere, il resto sono dei gruppi, è come se fosse una terzina, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Nota che l'ultima nota in effetti appare sulla quinta nota della sestina, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, in questo modo. Ok, qui cosa abbiamo? Abbiamo una pausa sul secondo battito, poi sul levare abbiamo queste due note. Andiamo a risolvere sul Do, diciassettesimo tasto, e lo facciamo un altro paio di volte, quindi. E poi sul battere dell'1 facciamo questo bending di un tono. Ok, qui l'ultima frase, sul levare del 2 suoniamo queste due note, 10, 12, poi andiamo sul 13, sul 3, 4, quarto battito, per ritornare di nuovo questo La bemolle nella ultima battuta. E poi, come vedi qui, sto utilizzando questa diteggiatura perché in questo modo mi viene più semplice suonare anche la prima corda. Se avessi fatto, avrei dovuto utilizzare un solo dito, invece in questo modo. Cerco di fermare la terza corda mentre suono la prima. Ok? Poi sul secondo battito qui abbiamo questa terzina. E poi questa terzina di sedicesimi. Slide dietro per andare alla seconda diteggiatura della scala di La maggiore. E qui andiamo sul quarto battito, suoniamo questo Do diesis e poi questa terzina di 32esimi. Quindi 7, 6, pull off, 9, andiamo a risolvere sul La. Questa lezione appartiene ad una playlist dedicata allo studio di Brian May, c'è il link qui a fianco, quindi vai a guardare anche le altre lezioni così che puoi andare un pochettino più a fondo e conoscere meglio lo stile di questo grande chitarrista. Se queste lezioni ti stanno aiutando, cortesemente like and share e se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento. Grazie per l'ascolto, alla prossima!